Carissime amiche, carissimi amici, buonanotte, ovvero buongiorno dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. E dico buongiorno perché sono le 4:29 del mattino e il vostro amico, il giocherellone, sta andando all'aeroporto praticamente di Bergamo per prendere il volo e tornare al quartier generale di Napoli. Grande fine settimana con la giocherellona. Purtroppo non vi abbiamo fatto vedere le bellezze che stiamo creando e che stiamo facendo al quartiere generale del nord Italia, ovvero in Valtellina. Avete visto che cosa era successo lì per Alfuentes in questo fine settimana? Abbiamo trovato ben tre robottoni, in realtà quattro. Il giocherellone non ha potuto fare il quarto robottone, il filmato sul quarto robottone che ricordava Optimus Prime. Ma stiamo mettendo a posto lo studio della Valtellina. Quindi, ragazze e ragazzi, preparatevi, la giocherellona vi saluta in anticipo, ve lo dico prima, perché purtroppo non si è potuta far vedere se non arrivando in macchina, voi lo sapete. E nel mitico filmato arriva la giocherellona che vi consiglio sicuramente di andare a visionare. Ci saranno grandissime novità nei prossimi giorni, quindi preparatevi perché i giocherelloni non si fermano mai, non si fermano mai, anche perché come voi potete vedere sono anch'io in movimento. La giocherellona al momento sta riposando perché inizierà a lavorare domani mattina, un po' più tardi. Il giocherellone prende servizio invece un po' prima. E beh, ragazzi, che dirvi? Grandi, grandissime novità. Ci troviamo qui a Grassobbio, che è questo praticamente comune vicinissimo all'aeroporto di Bergamo, Orio al Serio. E il mitico giocherellone se ne sta andando lì per andare al quartiere generale di Napoli, il quartiere dei videogiochi, il quartiere della filosofia, ma anche il quartiere delle scienze, perché voi sapete sui canali dei giocherelloni c'è veramente di tutto e di più, le nostre grandi passioni, il nostro intelletto alla vostra disposizione. Ragazzi, qui ci sono praticamente dei container. Va bene, andiamo avanti. Quali saranno le novità? Le novità saranno che la giocherellona si sta architettando al fine di portarvi, pensate un pochettino, i videogiochi dell'horror veramente più paurosi, dai classici a quelli più diciamo moderni, che spesso diciamo sono un po' deludenti. Abbiamo visto anche alcuni giochi un pochettino effettivamente deludenti. La giocherellona li ha provati per voi, forse andremo anche sui classici, ma ovviamente stiamo parlando anche di titoli associati, legati a quelli che saranno, pensate un pochettino ragazze e ragazzi, che saranno anche i fantastici, gli epici titoli d'azione. Come appunto addirittura pensate un pochettino Grand Theft Auto 5, in attesa del sesto episodio che chissà quando uscirà e come uscirà. La giocherellona infatti è ansiosa di farvi vedere, di portarvi. E poi ragazzi, pensate un po', ci sono sempre le solite galline, le quattro galline del paese, le quattro galline di Grassobbio. Va bene signori, qui il giocherellone, e vedete qui siamo a Betosca, che è una frazione di Grassobbio. Andiamoci per il mitico vicoletto, salutiamo le nostre amiche gallinelle, ecco qua, e ci spostiamo da questa parte qua. La temperatura non è proprio fredda, il giocherellone, come potete vedere, ha una camicia e un maglioncino e se ne sta andando qui. Ci sono circa 10 gradi, forse 8, forse 5. Addirittura l'abete, ragazzi, si avvicina il Natale. Si avvicina il Natale, chissà, fateci sapere anche nei commenti quali sono i regali di Natale che appunto in questo prossimo periodo post pandemia, post Covid, andrete a fare ai vostri cari, ai vostri anche meno cari, oppure ai vostri colleghi. Va bene, intanto, ragazzi, qui dobbiamo dire le altre grandi novità. Pensate, andremo a fare quelle che saranno il commento degli scritti filosofici leggeri.
condivideremo con voi gli scritti filosofici più interessanti del mondo praticamente. La Giocherellone infatti è molto molto ansiosa di portare avanti questo progetto, ma ci saranno ovviamente anche grandi viaggi. Se avete capito, ragazzi, avete capito che finalmente, visto che adesso si inizierà di nuovo, si potrà di nuovo viaggiare, i Giocherelloni vi porteranno in giro, vi porteranno in giro per tutto il mondo e vi faranno vedere, ragazzi, dei posti fantastici, dei posti che forse voi avete potuto immaginare, avete potuto idealizzare, avete potuto anche vedere in altri filmati, ma non li vedrete come nei Giocherelloni. Ed ecco il dito inquisitore, ragazzi, il dito inquisitore che vi fa vedere dove possiamo andare. Le novità quali sono? Le novità quali sono? Che appunto oltre ai videogiochi, oltre anche ai grandi scritti di filosofia commentati dai giocherelloni, ci saranno i viaggi e ci saranno ovviamente le considerazioni sugli avvenimenti di attualità. Pensate un pochettino, ragazzi, gli avvenimenti di attualità. Beh, vi ricordate il mitico filmato con la morte di YouTube? Anche io, molto molto brutto, la morte di quel ragazzo che praticamente mangiava in quantità assurde cibo, quintali di cibo, e se ne usciva spesso con grandi considerazioni sicuramente sulla vita, ma allo stesso tempo mi ricordo una volta trattò della storia del Rinascimento e molto molto fu interessante praticamente, e anche l'ottima calligrafia sapeva spiegare molto bene. Mi è dispiaciuto, devo dire la verità, la morte praticamente di YouTube, perché sicuramente era simpatico seguirlo, non apprezzavo il suo modo di esplicitare i suoi pensieri, ovvero quello di mettersi seduto a mangiare. Io credo che una vita debba seguire una via salutista. Ecco qua, se ci si può dare qualche piccolo sfizio, ci si può togliere qualche piccolo sfizio solamente, diciamo, in qualche giornata, tra virgolette, di premio, di svago, di stravaccamento, ma non, diciamo, non si può portare il giovane soprattutto a vedere, a visionare filmati di quel genere. Quindi, se volete parlare di filosofia, secondo me è meglio farlo. È meglio farlo, diciamo, cercando sempre di seguire una corretta via salutista, anche legata alla preservazione fisica o attraverso il lavoro, oppure se fate un lavoro intellettuale tipo il mio, almeno vi dovete allenare a casa, ragazzi. Perché in merito anche alla palestra, all'allenamento, ne parlavo proprio oggi, stanotte, praticamente stamattina, oggi pomeriggio, scusate, con la Giocherellona. Parlavamo proprio di questo, ragazzi. Dicevamo, ma cioè, vale la pena allenarsi? Allora, ragazzi, vi dico il parere nostro. La Giocherellona adesso sta riposando e quindi non può intervenire. Allora, il mio parere personale è che se non si fa un allenamento di tipo fisico, sicuramente l'allenamento sportivo, anche per diletto, è ottimo per mantenersi in salute. Se però si fa un allenamento di tipo fisico, cioè si fa uno si attua praticamente un lavoro di tipo fisico, secondo me non è che uno deve ricercare tanto l'allenamento fisico. Mi spiego meglio. Allora, il corpo umano tende a consumarsi, quindi non è fatto per fare azioni ripetitive per molto molto tempo, tanto che la maggior parte degli infortuni è dato proprio dalle azioni ripetitive. Io stesso, praticamente, quando ho fatto dei piccoli lavori a casa, mi è venuto praticamente quello che è, per un breve periodo, un'infiammazione al tendine del pollice, pensate un pochettino. Quindi, questo per farvi capire come l'essere umano non sia fatto per questo tipo di lavoro. E infatti molte persone, a volte, che fanno un lavoro di tipo fisico, tendono ad ammalarsi, e poi tendenzialmente, grazie ovviamente alla possibilità di reinserimento in un ambito lavorativo, vengono inseriti in un lavoro di tipo intellettuale. Ho avuto tanti colleghi che comunque si sono trovati in questa condizione. Addirittura hanno avuto delle patologie. Mi ricordo c'era un mio collega che praticamente aveva questo tipo di problema, cioè era questo associato, legato al fatto che lui faceva manutenzione praticamente ai camper, andava praticamente a mettere a posto i camper. E un giorno non riuscì più ad aprire la mano perché teneva sempre stretto fortissimo il
l'arnese, l'utensile che utilizzava per fare manutenzione. E poi dopo, ragazzi e ragazzi, che cosa accadde? Che rimase con la mano praticamente ferma. Fu molto brutto, ragazzi. E quindi quello che io vi posso dire è che sicuramente vi consiglio di cercare sempre un giusto bilanciamento. Sicuramente non è possibile fare un lavoro di solo attività fisica, così come un lavoro tipo intellettuale. Bisogna avere la giusta misura. Infatti spesso molti lavori di tipo fisico, cioè chi fa un lavoro di tipo fisico spesso va in pensione prima, proprio perché il corpo si consuma prima, non ce la si fa, ragazzi, a portare avanti, per esempio ad avere la forza dei 30 anni, dei 40 anni, dei 50 anni, e a 60 anni più o meno si va in pensione un po' prima rispetto a chi fa un lavoro di tipo intellettuale. La pensione, ragazzi, una delle più grandi invenzioni che l'essere umano nella sua società abbia creato. Pensate un pochettino di potersi sostenere e potersi sostenere senza andare a lavorare, qualcosa di meraviglioso. In quanti di noi ambiscono ad avere la pensione, ragazzi, il poter vivere e avere il minimo, almeno il minimo per sostentamento, per arrivare praticamente a fine mese. Ebbene, ragazzi, certo, si potrebbe adesso aprire anche un altro argomento, l'argomento associato, legato al fatto che spesso nella maggior parte dei casi bisognerebbe anche sapere investire. C'è chi ovviamente investe in una previdenza sociale, in una previdenza alternativa, significa che io metto dei soldi al fine di poi avere una pensione integrativa, cioè un'integrazione a quello che poi sarà la mia pensione. Altre forme di tutela della vecchiaia, sempre se ci si arriva, ci mancherebbe. Anche adesso io sto andando a prendere un aereo, potrebbe cadere l'aereo, potrebbe cadere qui a terra e morire. Ebbene, ragazzi, la vita è imprevedibile. E quindi cosa succede? Succede che in merito ovviamente alla tutela personale, spesso ci si può anche, diciamo, spostare su forme di investimento diverse. Sono per esempio l'investimento immobiliare. Ecco qua che il mattone è sempre il primo investimento, ora sapete. Qui siamo comunque sottopassaggio che porta a Grassobbio all'aeroporto di Bergamo, quindi come potete vedere quasi in stile Silent Hill c'è anche un hostess praticamente che sta attraversando col suo trolley questa zona, che non è controllata, dobbiamo dire la verità. Quindi se ci andate state molto molto attenti, cercate di svincolarvi quanto prima possibile. Vedete, ragazzi, sono le ore 40 e 42, in pochi minuti il giocherellone, qui addirittura una dedica, ragazzi, guardate qui dietro, guardate. E quindi eccoci qua, ragazzi, attenzione anche quando andate qua, perché ci sono questi dissuasori un po' particolari nei quali ci si può inciampare. Oltretutto, visto che qui è una zona molto umida e c'è addirittura un torrente di scolo delle acque, e potete incontrare dei rospi, e quindi state attenti, perché schiacciare un rospo è una brutta sensazione, ragazzi, un brutto avvenimento, soprattutto per il rospo. Però per l'essere umano può portare allo scivolamento, e poi pensate che alcuni di questi animali, per quanto affascinanti e forse un po' ingordi, sono anche velenosi. Quindi se li schiacciate, lavatevi subito le mani, i piedi e i vestiti. Fate sempre come il giocherellone, che cerca sempre di lavarsi sempre, altrimenti la giocherellona non gli dà più i bacetti, no? La giocherellona mi bacia anche quando puzzo, devo dire la verità, però fa una faccia un po' così così. La salutiamo la giocherellona, che oggi, pensate, veramente mi ha dato una mano, proprio perché, come vi ho detto, stiamo rifacendo il nostro incredibile studio. Qui addirittura vedete, ragazzi, guardate qui sotto che cosa c'è, un canaletto di scolo. E adesso vi faccio vedere anche il canale che vi feci vedere anche nella scorsa live. Vedete, c'è questo canale molto affascinante vicino all'aeroporto, vedete, ragazzi, è bellino, sicuramente
sono le bellezze lì, ha detto un aereo che si sta preparando a decollare. Molto bello Bergamo, devo dire la verità, andate anche nella città alta. I giocherelloni ci andarono circa 6 mesi fa e fu molto affascinante il tutto. Peccato non aver fatto dei filmati, vero? Cara giocherellona, che mi guardi, che guarderai questo video e che ti voglio dedicare, perché adesso non stai con me. Comunque ragazzi, qui siamo arrivati, questo è il parcheggio interno all'aeroporto, vedete la torre di controllo, pensate un pochettino, e siamo qui, vedete ragazzi, ci stiamo avviando verso addirittura l'entrata. Beh, qui c'è poca gente, per dire la verità, ha iniziato a fare un po' di freschetto, forse prima il giocherellone, visto che stava un pochettino in macchina, non ha provato, diciamo, questo freschetto. Beh, signori, è molto bello, forse tra gli aeroporti, diciamo, quello più facilmente servito, nel senso che se avete l'opportunità potete mettere la macchina anche qui nei piccoli comuni limitrofi e farvela praticamente a piedi, un po' come faccio io. Rispetto ad andare in un parcheggio a pagamento, il prezzo infatti è assurdo, nel senso che sì, sicuramente va bene per un viaggio, ma non va bene per chi lavora sia al nord che al sud come il vostro amico giocherellone e anche la giocherellona. Ragazzi, qui ci stiamo avviando verso l'entrata, l'orario ancora, diciamo, sono le 4:45, alle 5:35 dovrei prendere il volo. Qua l'aeroporto qui inizia ovviamente a brulicare di persone che per un motivo o per un altro devono andare a prendere questo aeroporto, questo aereo. Va bene signore e signori, qui stiamo arrivando all'interno. Io vi ringrazio come al solito per la visione. Saluto la giocherellona che mi manca tantissimo, perché stavamo prima riposando e io mi sono dovuto alzare prima. Vi invito a iscrivervi ai nostri canali su YouTube, su Twitch. Poi c'è Telegram totalmente gratuito, Discord, il blog, Facebook, Instagram. C'è di tutto e di più, ragazzi, sui canali dei giocherelloni. Signori, che dirvi? Buona giornata, buon lavoro e mi raccomando, la vita è una sola, quindi godetevela e cercate di realizzare tutto quello che pensate. Ciao a tutti e a tutti.